Successo al Castello di Miradolo per la performance conclusiva del progetto Ulisse, la proposta didattica di alternanza scuola-lavoro ideata dalla Fondazione Cosso e dal progetto artistico Avant Dernier Pensée. Giunto alla sua terza edizione, il progetto ha visto quest'anno la partecipazione di oltre 250 studenti provenienti da 5 istituti superiori del Pinerolese: l'Istituto Prever, il Liceo Porporato, il Liceo Curie, l'Istituto Porro e il Liceo Buniva. La performance collettiva ha visto il pubblico protagonista di un percorso emozionante, con la guida degli studenti e dei loro insegnanti. Ogni classe si è esibita in uno spazio del castello con una diversa performance, che ha ripetuto più volte per consentire a quante più persone possibile di partecipare. Il tema di quest'anno è stato l'invisibile in tutte le sue forme e declinazioni, trasportato sulla scena con la musica, il teatro e la creatività. Per questo progetto noi, classe quarta di linguistico, abbiamo inizialmente analizzato la parola invisibile e poi da lì abbiamo realizzato la nostra performance Al di là del vetro, in cui 7 di noi e 7 spettatori saranno accompagnati nelle sale del Castello di Miradolo. Allora, per noi l'invisibile è un qualcosa che non si percepisce immediatamente. Innanzitutto questa esperienza è stata unica, formativa e molto interessante ed è stato bello perché abbiamo potuto esprimere le nostre idee e i nostri sentimenti tramite i materiali e le apparecchiature che ci ha fornito la Fondazione Cosso e siamo stati anche molto stimolati dai tutor della Fondazione Avant Dernier Pensée del Castello. Nella nostra performance abbiamo realizzato, inserito un pezzo registrato al pianoforte. Per fare ciò ci siamo recati in uno studio di registrazione e grazie all'aiuto di un tecnico del suono abbiamo capito cosa c'è dietro una semplice installazione, la creazione di una semplice installazione video. Per quanto riguarda me, personalmente l'esperienza in studio con il tecnico del suono mi ha fatto scoprire un mondo di probabilità e di interesse che non conoscevo prima, dato che mi interessa tutta la parte di produzione del suono e essendo cresciuto con la musica, suonando anche nello spettacolo, la sento molto vicina.